in collaborazione con Edis SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Edis è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozioni Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretani isolanti. L'impresa edile Edis di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e del 60% la dispersione termica. Più valore al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Edis SRL, via Fratte 10, Osimo. La sanitaria Fogliardi, del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di via Esonzo ad Ancona vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato ASUR INAIL. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Per informazioni 071 20 33 24. Dentalcom è un centro odontoiatrico, una location di prim'ordine facilmente raggiungibile. Si trova ad Osimo in zona Baraccola, nei pressi dell'IKEA e del casello autostradale Ancona Sud. Servizio di qualità ad un costo accessibile, per usufruire di trattamenti efficaci con l'utilizzo di materiali manufatti di qualità certificata e garantita senza sorprese nel tempo. L'accuratezza delle diagnosi, l'approfondito sviluppo del piano di cura, autonomia strumentale e clinica, chiarezza e trasparenza nei preventivi di spesa, la garanzia scritta al rispetto del tutto compreso. Dentalcom, prima visita completa e totalmente gratuita. 071 71 09 361, via Volta 1315, Osimo, nei pressi dell'uscita dell'autostrada Ancona Sud, zona IKEA. Ritrovati a questo nuovo appuntamento con Canale Salute. Questa sera parleremo della malattia di Parkinson, che è la malattia neurodegenerativa più diffusa al mondo dopo l'Alzheimer. Ecco perché parleremo della malattia di Parkinson, perché appunto ci sono delle novità sia dal punto di vista delle cure sia dal punto di vista terapeutico. Do subito il benvenuto ai nostri ospiti. Abbiamo con noi il professor Marco Guidi, direttore dell'unità operativa di neurologia dell'ospedale San Salvatore di Pesaro e presidente sezione marchigiana Associazione Italiana di Psicogeriatria. Buonasera professore. Buonasera. E poi abbiamo con noi la dottoressa Barbara Maccaroni, dirigente medico, unità operativa di neurologia, ospedale sempre San Salvatore di Pesaro. Buonasera dottoressa. In Italia sono circa 250.000 i malati di Parkinson ed è una cifra che è destinata a raddoppiare entro il 2030. Professore, ci vuole dire che cos'è la malattia di Parkinson e perché è in aumento? Beh, intanto come abbiamo già accennato, una malattia neurodegenerativa, che significa che alcune strutture cerebrali, quindi un gruppo di cellule diciamo nervose, vanno incontro purtroppo a degenerazione. Questo apre anche il discorso ad una cronicità, cioè una patologia che ha una sua progressione e che poi vedremo nel decorso anche della trasmissione, può essere diversificata a seconda dei soggetti. La malattia di Parkinson è stata descritta, e si chiama così, fondamentalmente da Sir James Parkinson, che era un medico, ma un medico generico, quindi neanche un medico specialista, che descrisse per primo questa diciamo sintomatologia semplicemente osservando dei soggetti che camminavano per strada e raccolse questa sua diciamo descrizione in un libercolo piccolino dove descrisse in modo dettagliato e già preciso allora tutti i sintomi precisi di questa malattia. Descrisse che c'era tremore, che c'era una modificazione dal punto di vista strutturale della postura, del cammino, quindi questo modo di camminare in avanti come se camminasse proprio sul proprio centro di gravità. E
tra le altre cose però specificò che non c'erano disturbi cognitivi, quindi che non c'erano disturbi che coinvolgevano l'aspetto della memoria. In realtà poi successivamente, diciamo, questo è stato in parte smentito e alcuni tratti, diciamo, della malattia prevedono anche qualche volta dei disturbi delle funzioni cognitive. Che cosa e quando si manifesta? Cioè, è una malattia che prevede la degenerazione di alcune cellule che abbiamo detto che stanno in una struttura che si chiama nuclei della base, ma le manifestazioni cliniche sono presenti quando più del 50% delle cellule sono morte. Questo significa che presumibilmente la malattia nasce molto prima rispetto a quando si manifesta, e questo ci può dare un aiuto poi per lo sviluppo degli aspetti terapeutici. Si manifesta con dei sintomi ben precisi quando viene diagnosticata dal punto di vista motorio. Perché è in aumento, professore? Beh, è in aumento e vedremo soprattutto per le condizioni ambientali che sono cambiate, ma soprattutto anche per l'età media della popolazione. Così come per altre patologie degenerative, cioè la malattia d'Alzheimer, anche il Parkinson soffre di questo aumento e allungamento della vita media, e quindi si va incontro più spesso a questa situazione. Professore, il sintomo più comune in genere che identifica il malato di Parkinson, come diceva lei, è il tremore, però non è solo questo il sintomo. Ecco, ci vuole dire quali sono i sintomi principali che caratterizzano la malattia di Parkinson? Certo, allora è chiaro che nell'immaginario così un po' collettivo delle persone il tremore identifica il Parkinson. In realtà il tremore è un sintomo presente nel 50-60% dei pazienti e in alcuni casi non è presente affatto. Il sintomo su cui si fa anche diagnosi, che è fondamentale, è il rallentamento, quello che noi definiamo bradicinesia, cioè il rallentamento un po' di tutti i movimenti. Quindi sono pazienti che si muovono lentamente, sia nel vestirsi, nel mangiare, eccetera. Vicino a questo concetto della bradicinesia c'è anche l'acinesia, cioè la difficoltà proprio ad avviare un movimento, che è leggermente diverso, però queste sono le caratteristiche base. Senza la condizione della bradicinesia non si può fare diagnosi di Parkinson. Accanto al rallentamento c'è la rigidità, cioè sono pazienti che diventano rigidi nei muscoli. E la terza, che ha già accennato, è la situazione del tremore. Anche la rigidità ha delle caratteristiche particolari, è abbastanza costante nell'estensione articolare, mentre il tremore è un tremore prevalentemente a riposo. Significa che nella condizione in cui uno si trova sul divano o in posizione anche durante il cammino, eccetera, si ha questa avvertenza, cioè di un tremore che avverte sia il paziente che è anche ovviamente visibile. Una caratteristica che credo sia fondamentale è la simmetria, cioè il fatto che coinvolge inizialmente più un lato, e questo lato sarà sempre quello più colpito dalla patologia, anche in tutto il decorso della malattia. Ecco, un altro disturbo, professore, è quello della memoria e la riduzione delle capacità intellettive, come lei prima ha menzionato. Sì. Ok, questa è una condizione che non si manifesta sempre, è una condizione che si manifesta in una percentuale ed è più frequente nei soggetti ovviamente anziani, quindi che sommano, diciamo, gli aspetti dell'invecchiamento alla malattia. Non è una caratteristica e fa parte anche di altri segni e sintomi neurologici che sono definiti non motori e che quindi hanno caratteristiche diverse. Ecco, come le diceva, non sempre il Parkinson trema, e diciamo che non tutto ciò che trema è Parkinson. Esatto, nel senso che all'interno dei tremori poi esistono tante tipologie di tremore che hanno genesi diverse. La forma forse più comune è il tremore essenziale, o il tremore anche familiare, che ha caratteristiche che in alcuni momenti possono ricordare la malattia di Parkinson, però hanno una genesi, una prognosi e un trattamento che sono
totalmente diversi. Bene. Dottoressa Maccarone, insomma, prima abbiamo parlato con il professor Guidi della diffusione della malattia di Parkinson in Italia. Ecco, invece ci vuole dire quali sono ad oggi i dati, ecco, che riguardano la nostra regione? Sì, nella nostra regione i dati di prevalenza ci dicono che ci sono 250-300 pazienti su ogni 100.000 soggetti e il numero dei pazienti in totale affetti da patologia oscilla tra i 4.000 e i 5.000 circa. Quindi sono dei numeri che sono sostanzialmente in linea poi con i dati della popolazione generale italiana presa in esame. Ecco, purtroppo ad oggi, dottoressa, non si conoscono esattamente le cause, insomma, che possono portare allo sviluppo di quella malattia, però sembra che alcuni fattori ambientali e genetici possano contribuire allo sviluppo di questa malattia, ecco, sì, di questa patologia. La patologia infatti riconosce un'eziopatogenesi multifattoriale, nel senso che vi è sì in parte una predisposizione di tipo genetico, a cui si associa però l'esposizione a fattori ambientali o a sostanze tossiche, come per esempio l'esposizione a pesticidi o a metalli come il manganese, il piombo e il rame. Talvolta anche la vita in ambienti rurali sembra essere un fattore predisponente, poi associato sempre ad altri elementi, allo sviluppo della patologia. E rare sono quelle forme in cui invece rappresentano il 10-15% dei casi totali in realtà di malattia, in cui l'eziopatogenesi è squisitamente di tipo genetico, quindi sono quelle forme monogeniche. Sono delle forme che riconoscono in realtà nella maggior parte dei casi un esordio più precoce rispetto alla forma di Parkinson idiopatica e sono stati studiati diversi geni che sono responsabili di queste forme. In particolare alcuni, ne sono sei, che sono stati identificati in senso genotipico con fenotipi, quindi con manifestazioni poi cliniche associate, e ce n'è uno che è il PARC8, che è associato praticamente alla forma di malattia che, per quanto abbia un'eziopatogenesi squisitamente genetica, è a livello fenotipico sovrapponibile quasi completamente alla forma idiopatica in termini di età di esordio, di sintomatologia clinica e risposta alla terapia con levodopa. Quindi purtroppo anche ragazzi, può colpire anche ragazzi molto giovani? Sì, quelle forme infatti ci sono due geni in particolare, il PARC 6 e 7, sono associate a delle forme con esordio molto precoce, talvolta anche inferiore ai 40 anni e con insomma tutto ciò che questo comporta in termini di complicanze e aspettative di vita. Bene. Professore, ecco, ci sono dei sintomi premonitori che possono far pensare che a breve si manifesti la malattia, insomma, ovvero ci sono delle sintomatologie per le quali il soggetto insomma debba preoccuparsi? Allora, adesso ovviamente non è che bisogna allarmarsi, però oggettivamente bisogna tenere in considerazione che la degenerazione di queste cellule è legata all'accumulo di una proteina che si ripiega male all'interno delle cellule che le fa morire, che si chiama alfa-sinucleina. Allora, che cosa succede? Che questo processo degenerativo, come dicevamo prima, avviene molti anni prima. Quindi noi avremmo la possibilità di avere un periodo che viene definito preclinico, cioè dove la malattia è già presente ma non ci sono sintomatologie cliniche associate. Poi vi è una fase in cui viene detta prodromica, cioè dove ancora non abbiamo i sintomi motori, ma abbiamo dei sintomi, come dicevamo prima, che possono far ricordare o comunque sospettare qualche cosa. Questi sintomi presi singolarmente sono assolutamente, diciamo, non specifici di questa cosa, perché parliamo fondamentalmente di tre aspetti che sono l'iposmia, cioè la perdita dell'olfatto, i disturbi del sonno, quindi i disturbi legati al sonno, soprattutto della fase REM, cioè della fase di sogno, e il terzo fattore è la stipsi. Quindi sono tre condizioni molto anche frequenti, che presi singolarmente non sono specifiche della malattia, ma che se sono presenti contemporaneamente devono un attimino lasciare qualche dubbio o qualche indagine che si potrebbe già fare, perché questo significa, no, intervenire precocemente su questa forma. E che cosa deve fare, professore, un soggetto che presenta alcuni dei sintomi, ecco, che lei ha menzionato? Sicuramente su questi tre sintomi, ecco. Allora, quello che forse più degli altri sono i disturbi del sonno. Quindi fare uno studio poligrafico del sonno e vedere se effettivamente sono presenti quelli che chiamano gli anglosassoni REM behavior disorder, cioè disordini del disturbo del sonno REM, sono importanti perché vanno poi monitorati, eccetera.
E questo va ricollegato anche all'ambiente familiare, se ci sono storie di Parkinson all'interno della famiglia, se ci sono altri soggetti che possono avere questo tipo di disturbo. Ecco, il Parkinson, professore, è una malattia difficile da diagnosticare. Quando il quadro clinico non è chiaro, quali sono gli esami specifici da effettuare per magari differenziarlo da altre forme? Ah, ecco, a parte alcuni esami che sono un po' così di indirizzo di base, soprattutto per l'aspetto strutturale, è ormai acclarato che una scintigrafia con un radiocomposto, che è l'ioflupano, sia utile per differenziare intanto i parkinsonismi di un certo tipo, di quelli degenerativi, da altre forme secondari. Quindi in questo senso queste immagini possono essere utili. Infatti in questa, non so se possiamo descrivere questa diapositiva, sì, prego. Ci sono la prima, ecco, che io vedo perlomeno sulla sinistra, è un soggetto normale che è un controllo, e poi ci sono vari livelli di gravità dal punto di vista motore, dove si vede che si perde questa captazione, questa luce che vediamo al centro, e che corrisponde alla gravità della patologia. Comunque questo è un esame che in tutte le forme di parkinsonismo, non solo di Parkinson, ma vedremo anche dopo altri parkinsonismi, possono essere alterati, però ci aiuta nella diagnosi differenziale, per esempio col tremore essenziale di cui avevamo detto prima, o altre forme di parkinsonismo. Bene, dottoressa, ecco, il Parkinson purtroppo è una malattia neurodegenerativa da cui non si guarisce, però è molto importante fare diagnosi precoce. Sicuramente, per avviare precocemente una terapia specifica, in quanto prima può portare migliori risultati, ecco, quindi maggior risposta alla terapia facendo una diagnosi precoce. Ma significa anche rallentare la progressione della neurodegenerazione e utilizzare in termini proprio di riserva la dopamina che è ancora disponibile a livello cerebrale. Quali sono, dottoressa, le attuali terapie che vengono applicate per il malato di Parkinson? Le terapie al momento disponibili sono terapie, come appunto ho detto, che servono un attimo a sostituire quello che è il neurotrasmettitore endogeno, che è la dopamina, introducendo quindi dei farmaci che poi vengono trasformati e diventano una molecola analoga. Sono dei farmaci tra cui annoveriamo la levodopa, che è il farmaco storico utilizzato per il Parkinson, i dopamina agonisti, e ci sono dei farmaci che hanno un'azione di inibizione di quegli enzimi che a livello cerebrale vanno a degradare la levodopa e quindi la dopamina, in modo da permettere che essa eserciti la sua funzione nel tempo più prolungato possibile. È ovvio, la terapia va personalizzata in relazione a quella che è l'età del paziente, le caratteristiche cliniche della malattia su quel paziente e l'impatto che esse hanno quindi sulla qualità di vita e in termini proprio funzionali anche del paziente stesso, sugli eventuali effetti collaterali acuti o a lungo termine legati alla terapia e sulla presenza di comorbidità, quindi di altre patologie che il paziente stesso può presentare, che vanno ad inficiare poi quella che è anche eventualmente l'aspettativa di vita del paziente stesso. Come dice esattamente il farmaco, dottoressa? Il farmaco va a modulare a livello dei siti dove la dopamina agisce, quindi della sostanza nigra, che a livello mesencefalico cerebrale dei gangli della base, dove ci sono i circuiti che controllano il movimento, va a modulare appunto la deplezione che c'è legata al processo neurodegenerativo, determina un rallentamento del funzionamento di questi circuiti e quindi poi collegato alla sintomatologia clinica del paziente stesso. Quali possono essere, lei parlava, dottoressa, di effetti collaterali, quali possono essere gli effetti collaterali di questo farmaco? Sono in principal modo la nausea, che è legata spesso all'assunzione del farmaco, soprattutto nelle prime fasi della terapia. Infatti si utilizzano dei farmaci che hanno un'azione procinetica, quindi che facilitano spesso lo svuotamento gastrico in associazione all'avvio della terapia stessa. Oppure possono essere tipo una sonnolenza, quindi bisogna stare attenti, oppure alcuni farmaci possono slatentizzare dei comportamenti compulsivi, quindi bisogna poi stare attenti un pochino a tutto. Bene, dottoressa. Professore, ecco, ci sono delle malattie che somigliano al Parkinson e che rendono difficile la diagnosi? Sì, ecco, nella diagnosi di Parkinson ritengo che sia estremamente importante anche un criterio di umiltà. Perché questo? Perché ci sono patologie che hanno una manifestazione assolutamente simile alla malattia di Parkinson, quindi con un rallentamento, possono avere anche un tremore, eccetera, e che nella prima fase possono rispondere alla terapia. Noi sappiamo che dal punto di vista anche diagnostico, la risposta alla terapia con levodopa
è un criterio per fare diagnosi. Però ci sono delle overlapping, cioè delle sovrapposizioni, cioè ci sono delle forme di parkinsonismo che possono dare anche una risposta alla levodopa. E questo ce ne possiamo accorgere anche dopo un anno o due anni dall'insorgenza della sintomatologia. Che cosa hanno di caratteristiche? Allora, ci sono forme queste degenerative che sono atrofia multisistema, paralisi sopranucleare progressiva, degenerazione cortico-basale, sono nomi un po' difficili, ma le caratteristiche fondamentali è che associano aspetti e sintomi precoci, quali ad esempio, non so, l'ipotensione ortostatica oppure l'instabilità posturale. Sono soggetti che vanno incontro a cadute frequenti e anche questa instabilità. Hanno disturbi della sfera, diciamo, sia urinaria che sessuale. Quindi hanno caratteristiche che possono essere aspetti tardivi, ma molto tardivi del Parkinson, ma che si manifestano precocemente. E hanno ovviamente anche una prognosi diversa. Ecco, oltre ai sintomi del Parkinson non motori, insomma, quali sono gli altri sintomi definiti non motori, insomma? Quali sono gli altri sintomi? Sintomi non motori sono tanti e sono anche quelli più problematici dal punto di vista terapeutico. In parte l'abbiamo già detto, sì. Cioè instabilità posturale, disturbi della sfera sessuale urinaria. Però c'è, ad esempio, molto importante, il disturbo depressivo. Il disturbo depressivo, non dimentichiamo che spesso il malato di Parkinson, prima di arrivare dal neurologo, va dallo psichiatra, perché lo ritengono depresso. E poi in realtà viene poi indirizzato quindi male e andrà poi trattato in modo diverso. Quindi i disturbi cognitivi, che coinvolgono prevalentemente le funzioni che noi definiamo frontali, e quindi dell'aspetto dell'attenzione, della concentrazione, della programmazione cognitiva. Quindi sono aspetti diversi che si possono anche questi affrontare e trattare, che non sono sempre presenti, perché sono pazienti che non hanno compromissione cognitiva, bisogna dirlo, cioè bisogna anche rassicurare questi pazienti. E consideriamo anche che la malattia di Parkinson è ormai una malattia curabile, quindi a tutti gli effetti. Bene, ora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco sempre con il professor Guidi e la dottoressa Mancarrone per parlare della malattia di Parkinson. Dentalcom è un centro odontoiatrico, una location di prim'ordine facilmente raggiungibile. Si trova ad Osimo in zona Baraccola, nei pressi dell'IKEA e del casello autostradale Ancona Sud. Servizio di qualità ad un costo accessibile, per usufruire di trattamenti efficaci con l'utilizzo di materiali manufatti di qualità certificata e garantita senza sorprese nel tempo. L'accuratezza delle diagnosi, l'approfondito sviluppo del piano di cura, autonomia strumentale e clinica, chiarezza e trasparenza nei preventivi di spesa, la garanzia sia scritta al rispetto del tutto compreso. Dentalcom, prima visita completa e totalmente gratuita. 071 71 09 361, via Volta 1315 Osimo, nei pressi dell'uscita dell'autostrada Ancona Sud, zona IKEA. La sanitaria Fogliardi, del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di via Esonzo ad Ancona vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato ASUR INAIL. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Per informazioni 071 20 33 24.